Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale di YouTube. Il mio nome è Diego Stura Canestri, sono il fondatore di Canestri Hotels. Oggi parleremo di PVMV. Se non sai che cosa è PVMV, si tratta del nostro proposito in Canestri Hotels, nostra visione in Canestri Hotels, nostra missione in Canestri Hotels e nostri valori in Canestri Hotels. Prima di cominciare vorrei dire grazie mille a tutti che mi state guardando adesso. Sto migliorando quando si riguarda di fare video in YouTube. Per favore, siete pazienti se ho sbaglio quando parlo o quando dico qualcosa, ma veramente grazie mille. Se puoi condividere questo video per parlare con qualcuno che ha qualcun palazzo che vuole diventare albergo, per favore contattatemi via Instagram, nel mio Instagram Canestri Hotels, anche nel mio profilo pubblico Diego Astorga Canestri. Sì. Allora, prima cominciamo a quanto si riguarda di che cosa è il proposito di Canestri Hotels. Canestri Hotels è un'azienda alberghiera italiana che vuole diventare un'istituzione italiana per gli italiani e per tutto il mondo. Quando dico questo, voglio dire anche che noi Canestri Hotels vogliamo che la nostra azienda sia un luogo dove le famiglie italiane possano venire e sentirsi in casa. Anche qualcuna persona dell'estero, turisti che vogliono arrivare in Italia in qualche posto e si sentano bene quando vengono con noi. È questo che vogliamo fare, fare sentire a qualcuno che venga a no nostra casa, che è Canestri Hotels, che si sentano come parte della nostra famiglia. Perché quando sei in casa sei con la tua famiglia. È questo che vogliamo fare. Sì. Dopo vorrei parlare della nostra visione. La nostra visione in Canestri Hotels è diventare un'azienda innovativa e nel campo turistico e alberghiero in Italia. E sappiamo che, allora, questo è quello che io penso, non lo so, ma non ho sentito nessuna catena di alberghi italiana alla stessa, non so come dire, ma alla stessa altezza di altre aziende alberghiere che c'è nel mondo. E la nostra visione è diventare un'azienda come questa che c'è in tutto il mondo, ma che sia italiana e che promuova la tecnologia italiana più avanzata nel nostro tempo e che può fare capire che noi possiamo essere un'azienda che promuova tecnologia, anche ospitalità per qualcuno che venga a nostra proprietà. Sì. Nostra missione. Noi Canestri Hotels vogliamo di promuovere un ottimo servizio di ospitalità italiana a tutti i nostri ospiti dei nostri alberghi. Sì, perché penso che c'è delle aziende che sono molto brave, ma io penso che gli italiani hanno una storia di ospitalità molto buona e che è tutta diversa a quanto riguarda l'ospitalità in altre parti del mondo. E per quello noi vogliamo dare questa ottima esperienza ai nostri ospiti e così permettere a loro di fare delle comparazioni a quanto riguarda delle aziende di altri paesi che lavorano in Italia e possano scegliere qual per loro sia la, non lo so, la che più rappresenta l'Italia quanto riguarda
l'ospitalità nostra, sì. E per ultimo, vorrei parlare dei nostri valori. Qui in Canesti Hotels vuole diventare un'azienda che quanto si riguarda dei nostri lavoratori e i nostri ospiti negli alberghi, loro possano capire che noi siamo un'azienda alberghiera che ha di proteggere sempre tanto i nostri ospiti, tanto i nostri lavoratori, perché senza lavoratori non può avere albergo. E noi in Canesti Hotels semplicemente vogliamo dare l'opportunità a qualcuno che vuole ricercare un lavoro e essere parte della nostra famiglia Canestri, e così tanto la persona che ha di rimanere con noi come ospiti può avere una buona esperienza, ma sempre quando nostri lavoratori anche possano sentirsi bene e dare un buon servizio, perché se loro si sentono bene e si sentono che sono parte di della nostra azienda, pensiamo che così possiamo dare un buon servizio al nostro ospiti, e questo è quello che vogliamo fare. Sì, e questo è il messaggio che voglio dire oggi. Penso che ho migliorato un po' quando parlo, so che c'è qualche cosa che devo migliorare, ma grazie mille per averti guardato. Ci vediamo nel prossimo video, nel quale penso che posso parlare di una cosa che a voi ha di essere molto interessante, sì. Ma adesso non posso dire niente, ma grazie mille a tutti. State bene, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!